In una notte buia e senza luna, una luce nebulosa si affaccia dalle scintillanti volte dei cieli. A prima vista sembra una nuvola o uno sbuffo di fumo che potrebbe volar via al primo soffio di vento, ma mantiene il suo posto tra le stelle. Perché si tratta di qualcosa di più permanente e più intrigante di una semplice nuvola di passaggio. Questo è quello che i greci chiamarono Galaxias e i romani definirono la Via Lattea, e che per molte generazioni di astronomi ha rappresentato un sentiero da scoprire. Per gli antichi osservatori del cielo, la Via Lattea era un mistero che divenne un mito. Alcuni la ritenevano la scia della nave celestiale, altri la giuntura in cui le due metà del cielo erano cucite insieme. Ma queste storie e leggende ci dicono di più delle persone che le raccontavano che della vera natura della Via Lattea. Per gli antichi greci, la Via Lattea si era formata quando la dea Era, svegliandosi, trovò uno strano infante, il piccolo Ercole, che le succhiava il seno. Il latte divino donava l'immortalità, ma quando Era si rese conto di essere stata ingannata, spinse via il bambino e il latte schizzò, spargendosi nel cielo. Oggi la nostra parola galassia deriva dalla parola greca per latte. Ma oltre le storie, la vera natura della Via Lattea era nascosta, finché non fummo in grado di vederla attraverso un telescopio. Era il 1609, quando Galileo puntò per la prima volta la nuova invenzione verso la luce nebulosa della Via Lattea, registrando quello che vedeva. Galileo aveva scoperto che la Via Lattea era formata da un numero infinito di stelle, stelle che erano troppo lontane o la cui luce era troppo debole per essere viste singolarmente, eppure insieme coloravano il cielo di un bagliore luminoso. Questa scoperta cambiò tutto quanto, perché diede profondità al cielo notturno e libertà agli astronomi di esplorare un regno celeste che gli antichi avevano potuto soltanto sognare. Galileo notò che le stelle della Via Lattea sono a volte riunite in ammassi. E con il perfezionamento dei telescopi, gli astronomi fecero altre scoperte. Nuvole di gas luminosi chiamate nebulose, che più tardi si rivelarono essere il luogo di nascita delle stelle. Molte si trovavano lungo la Via Lattea, come gemme in una collana cosmica. Ma anche se il telescopio scoprì i tesori segreti annidati all'interno della Via Lattea, una domanda importante rimaneva senza risposta. Perché la Via Lattea si trova confinata in una stretta fascia che avvolge il cielo? Dovette passare un secolo e mezzo dopo la scoperta di Galileo affinché qualcuno avesse un principio di risposta. Nel 1785, William Herschel, un musicista e astronomo tedesco che lavorava in Inghilterra, era già famoso per la scoperta di Urano, che era stato il primo pianeta del Sistema Solare a essere avvistato tramite un telescopio. Ora Herschel era pronto a spostare la propria attenzione al posizionamento delle stelle nel cielo, inclusa la Via Lattea. La sua strategia fu molto diretta e scrupolosa. Puntando il telescopio in oltre 600 punti diversi, Herschel si mise a contare ogni stella che vedeva in ogni regione, stimando la relativa luminosità di ogni stella.
Herschel credeva che le stelle meno luminose si trovassero più lontane di quelle più brillanti. Quindi, quando mise tutto insieme, l'immagine dell'universo che ne derivò fu questa. Mostra che siamo immersi in un vasto sistema di stelle che ha una forma schiacciata, somigliante a una grande macina o a un disco. In alcune direzioni le stelle erano in numero relativamente inferiore, ma lungo la linea mediana del disco le stelle iniziavano a diventare più numerose e la loro luce si univa a formare la fascia luminosa della Via Lattea. La mappa di Herschel fu un enorme passo avanti, ma si trattava soltanto della punta di un iceberg cosmico. Perché oltre i limiti del telescopio di Herschel, una Via Lattea ancora più grande attendeva soltanto di essere scoperta. Basandosi sul lavoro di William Herschel, gli astronomi del XIX secolo verificarono che il nostro sistema solare si trova all'interno di una galassia di stelle, dalla forma di un disco gigante. Questo spiega perché la Via Lattea ci appare come una brillante fascia luminosa che si estende nel cielo. Quando guardiamo lungo la fascia, stiamo guardando nel disco. Ma gli astronomi non erano interamente soddisfatti di questa prima immagine della nostra galassia. Innanzitutto, questo significava che il sistema solare doveva trovarsi intorno al centro della Via Lattea, una coincidenza improbabile. E poi, senza un metodo per misurare la vera distanza tra le stelle, non c'era modo di sapere quanto fosse accurata questa immagine della galassia. Per capire meglio la Via Lattea, gli astronomi avevano bisogno di nuovi strumenti e nuove idee. Nel 1912 li ebbero entrambi. La nuova idea riguardava il modo per misurare direttamente la distanza nello spazio profondo e la sua scoperta fu totalmente inaspettata. Nell'era precedente all'elettronica, Henrietta Leavitt era una delle tante donne impiegate all'osservatorio del College di Harvard per fare calcoli matematici. All'epoca, una grande quantità di dati sommergevano l'osservatorio, grazie allo sviluppo della fotografia astronomica. Nessuno si aspettava che le donne calcolatrici che lavoravano ad Harvard facessero delle scoperte scientifiche. Ma è esattamente quello che successe quando Leavitt notò uno schema in un certo tipo di stella variabile, chiamata variabile Cefeide. Leavitt vide che ogni Cefeide pulsava con un ciclo regolare e che la lunghezza del ciclo era collegata alla quantità totale di luce che proveniva dalla stella. Quindi, misurando il tempo di pulsazione della variabile Cefeide, gli astronomi potevano ora calcolare quanto luminosa dovesse essere davvero e poi elaborare la sua distanza comparandola con quanto risultava luminosa nel cielo. Questo metodo venne subito messo alla prova con l'aiuto del telescopio più potente disponibile all'epoca, il riflettore da 1,5 metri posizionato su Mount Wilson, vicino a Los Angeles. Aiutato dalla potenza senza precedenti del telescopio, Harlow Shapley, un giornalista di cronaca nera diventato astronomo professionista, avrebbe fatto la storia della galassia. Shapley usò l'enorme telescopio per esaminare gli ammassi globulari, lontane concentrazioni di stelle con una distinta forma sferica. Ogni ammasso globulare contiene centinaia di migliaia o addirittura milioni di stelle, che girano l'une intorno alle altre come api in un alveare. Shapley credette che questi ammassi ruotassero a loro volta intorno al centro gravitazionale della Via Lattea. Usando la variabile Cefeide per misurare la distanza degli ammassi, Shapley fu in grado di elaborare la posizione di un punto nello spazio attorno al quale tutti gli ammassi sembravano essere concentrati.
Il risultato cambiò tutto. Mostrò che il vero centro della Via Lattea si trova a decine di migliaia di anni luce di distanza da noi, in direzione della costellazione del Sagittario. Secoli prima era stato Nicola Copernico a spingere la Terra lontana dal centro del Sistema Solare, mettendo il Sole al suo posto. Ora era il turno di Shapley, spingere il Sistema Solare lontano dal centro della Via Lattea. La scoperta di Shapley ci relegò nella periferia di una galassia che è molto più grande di quanto chiunque avesse mai immaginato. Oggi gli astronomi stimano che la Via Lattea abbia un diametro di più di 100.000 anni luce. Eppure, già ai tempi di Shapley, c'erano sempre più prove che questa molto più estesa Via Lattea non fosse che un piccolo pezzo di una realtà cosmica molto più imponente. La prova venne fornita da una classe di oggetti sfocati e nebulosi sparsi nel cielo, che finalmente riuscivano a essere avvistati coi nuovi telescopi. Molti sembravano dei piccoli fusi. Altri avevano la forma distinta di una spirale. Ad alcuni questi mulinelli sfocati sembravano nuovi arrivati del Sistema Solare formatesi nella Via Lattea. Ma c'era una possibilità molto più radicale. Potevano invece essere altre galassie, come la Via Lattea, ma posizionate a una distanza molto più remota. Nei primi anni 20 del Novecento, l'astronomo Edwin Hubble fu in grado di affermare che la risposta era sì. Usando il nuovo telescopio costruito a Mount Wilson, stavolta di 2,5 metri, Hubble zoomò sulla più grande delle misteriose spirali, la grande nebulosa in Andromeda. Lì individuò le variabili cefeidi, le stelle pulsanti che si sarebbero ancora una volta rivelate cruciali, stavolta permettendo ad Hubble di calcolare la vera distanza di Andromeda. I risultati furono un punto di svolta per la nostra comprensione del cosmo. Le misurazioni di Hubble mostrarono che Andromeda doveva essere una galassia separata oltre i limiti della Via Lattea. Oggi gli astronomi hanno fissato la sua distanza a più di 2 milioni di anni luce di distanza. Altre galassie si trovano a milioni, addirittura a miliardi di anni luce più lontane. Hubble aveva scoperto il resto dell'universo. Ma aveva anche fornito agli astronomi un modo nuovo di pensare la Via Lattea, comparandola alle altre galassie. L'era dell'esplorazione galattica stava per iniziare. Nella metà degli anni 20, gli astronomi si erano resi conto che l'universo è pieno di galassie. Come isole nel mare cosmico, le galassie sono sistemi separati, ognuno formato da centinaia di miliardi di stelle. Ma questa rivelazione fa emergere nuove domande sulla nostra galassia, la Via Lattea. Si trattava di un sistema a spirale come alcune delle altre che si potevano vedere in lontananza? E se sì, come potevamo saperlo? Gli astronomi avevano impiegato secoli a capire che la Via Lattea ha la forma di un grande disco, con il Sistema Solare posizionato a una distanza di 2/3 dal centro. Ora la sfida è quella di mappare la Via Lattea dall'interno. Non si tratta di una cosa semplice e un grosso problema è rappresentato dalla polvere. Anche gli antichi astronomi riuscivano a vedere che la Via Lattea non ha un'apparenza uniforme nel cielo. Piuttosto ha un aspetto ondeggiante e spezzato. In alcuni punti sembra diviso da oscure fratture. Questo perché la Via Lattea è intessuta da una vasta nuvola di polvere interstellare che ci impedisce buona parte della visuale.
Eppure, nonostante questa barriera visiva, alcuni indizi aiutano gli astronomi a distinguere la vera forma della nostra galassia. Tra i primi a seguire quegli indizi ci fu l'astronomo americano William Morgan. Nel 1951 Morgan stava lavorando nell'osservatorio di Yerkes, a nord-ovest di Chicago, dove stava studiando le supergiganti blu, le stelle più calde e brillanti della galassia. Una sera, mentre guardava nella direzione della costellazione Perseo, Morgan si rese conto che una serie di stelle giganti che stava studiando in quella parte del cielo si trovavano tutte alla stessa distanza, tra i 5 e gli 8.000 anni luce. E alla stessa distanza c'era anche l'ammasso doppio di Perseo, una caratteristica molto conosciuta della stessa parte del cielo. Morgan si rese conto che quell'ammasso doppio e le stelle giganti insieme tracciavano una linea nello spazio, svelando una struttura incorporata nella Via Lattea. Aveva scoperto il braccio di Perseo, uno dei grandi bracci a spirale della nostra galassia. Molto presto, altre parti familiari sparse lungo la Via Lattea furono riconosciute come facenti parte del braccio di Perseo. Tra queste, la spettacolare nebulosa del Granchio, il resto dell'esplosione di una supernova registrata nel 1054. Ma se c'era un braccio a spirale, dovevano essercene anche altri. Guardando nella direzione opposta a Perseo, gli astronomi scoprirono che si potevano scorgere tracce di un altro braccio più vicino al centro della galassia. Si trattava del braccio di Sagittario. Visioni spettacolari come la nebulosa Trifida rendono questa parte del cielo un paradiso per gli occhi. Più vicino a noi, gli astronomi hanno determinato che il nostro sistema solare fa parte del braccio di Orione, una struttura più piccola che potrebbe essere una diramazione del braccio del Sagittario. Eppure, anche il braccio di Orione è carico di viste spettacolari, le quali incombono più grandi alla nostra vista, in quanto relativamente più vicine. È guardando alla fine del braccio di Orione che vediamo la regione di formazione delle stelle più spettacolare e più vicina a noi nel cielo. La grande nebulosa di Orione, dove migliaia di nuove stelle nascono davanti ai nostri occhi. Con l'aiuto dei radiotelescopi e dei satelliti a infrarossi che riescono a vedere oltre l'oscurante polvere della galassia, gli astronomi hanno mappato nel dettaglio anche la struttura più profonda della Via Lattea. Hanno scoperto nuovi bracci e anche confermato che la Via Lattea non è soltanto una galassia a spirale, ma è una spirale barrata. Le galassie a spirale barrata sono comuni nell'universo. La loro apparenza elegante è il prodotto di un processo evolutivo che spinge il materiale all'interno della galassia a formare una barra orizzontale che attraversa il centro. Ora, più di 60 anni dopo la scoperta iniziale del braccio di Perseo attribuibile a Morgan, gli astronomi possono mostrarci l'aspetto che la Via Lattea potrebbe avere se vista dall'esterno. Questo è il risultato, una visione artistica che mostra alla nostra galassia come una spirale barrata con due bracci principali. Uno di loro è il braccio di Perseo, il primo ad essere stato scoperto. Sul lato opposto troviamo il braccio Scudo Croce, che è più difficile da scorgere dalla Terra, ma che, secondo gli astronomi, ospita un enorme ammasso di giovani stelle calde, come questa, fotografata a infrarossi dal telescopio Spitzer Space. A completare l'immagine ci sono bracci a spirale più piccoli che si avvolgono intorno ai due bracci principali, incluso il braccio dove si trova il nostro sistema solare, proprio qui. Questa è un'immagine che nessun telescopio può mostrarci, ma è supportata da anni di osservazioni dell'intera Via Lattea.
La mappatura della nostra galassia è una delle più grandi conquiste dell'astronomia, ma è molto più di una mappa. È l'immagine di un sistema di stelle dinamico, con una storia di molti miliardi di anni, una storia che si collega direttamente alla nostra esistenza. La spirale potrebbe rappresentare il simbolo della vita, così come la spirale del DNA contiene il codice genetico della vita stessa. Ed è proprio la spirale che ha portato alla creazione del nostro sistema solare nella Via Lattea. In questo senso, la spirale potrebbe davvero essere il sommo simbolo cosmico della vita. Poiché è nelle galassie a spirale che nascono le nuove stelle e i nuovi pianeti. E a volte le civiltà come le nostre, con il loro desiderio di mappare ed esplorare l'universo che le circonda.